oggi vi presentiamo una moto incredibile, BMW R18. Moto immatricolata il 24 agosto 2021 ed è in perfette condizioni, con solo 3345 km. Allestimento First Edition, verniciatura nera con filetti bianchi eseguiti a mano, luce diurna a LED, HSC, Hill Start Control, retromarcia, Marshall Gold Series Stage 1, antifurto, sella riscaldata, cerchi forgiati e molti altri accessori, e soprattutto garanzia ufficiale BMW fino al 23 agosto 2025. Il prezzo venite a scoprirlo da Rosso Corse Moto a Pistoia. Vi aspettiamo, ciao! Benvenuti in un nuovo video, io sono Laba e io sono Tacchi e benvenuti in un nuovo test. E oggi ci proviamo questo mostro, questa nave da crociera, questo ammiraglio BMW R18. Qui abbiamo un motorone con due cilindroni da 900 cm cubici cada uno, per un totale di 1800. È una specie di astronave, direi, fascioccosissima. È una moto molto pesante, cioè guardate lo schermo, vi piace lo schermo? È veramente un transatlantico, è enorme, è gigantesca, c'ha un sacco di motori. Rispetto a un Harley le pedane sono molto più dritte sotto la seduta, non sono molto avanti come un Harley appunto, ma le dimensioni di questa moto sono gargantuose, è veramente grossa, però bella. È una moto che ora ancora non lo so come definire, c'ha un bel motore che tira da zero giri praticamente, e credo sia una moto da tranquillità, ecco, mi verrebbe da dire che con questa bisogna andare tranquilli da viaggio, non certo una moto agile e maneggevole o snella. Vediamo come si comporta nelle curve. Un po' goffa. Bisogna abituarsi, ragazzi, a queste moto non sono abituato proprio per niente, quindi perdonatemi, tutto quello che vedete un po' di strano non è colpa della moto ma è colpa mia. Ora andiamo a vedere sulle nostre buchette come si comporta. Prendiamola piano piano perché non è che c'ho molta manualità con questa moto. Buche, ma ti dirò, non le gestisce male. La sella è molto morbida, la posizione delle braccia è comoda perché il manubrio è alto ma inclinato molto bene, e le buche francamente non si sentono. Devo essere sincero, si sente, non è proprio il suo pane l'ammortizzazione, però non le gestisce male, dai. L'appoggio a terra è buono perché comunque è una moto molto bassa, è per gli amanti del genere custom cruiser, ecco, è una moto per dominare la strada assolutamente. Posizione, ragazzi, è uno spettacolo, è proprio king of the world, neanche king of the road, cioè qui sei il re del mondo. È una moto nuova, c'ha tipo 3000 km, 3200, una cosa del genere, e quindi chi fosse interessato farebbe un affarone galattico. Ora guardiamo come si comporta sui curvone. Curvone lo tiene abbastanza bene, è molto stabile oggettivamente, è molto stabile perché è molto lunga, però questa lunghezza naturalmente implica che non è molto maneggevole. S'apre gas. Wow! Proviamo a aprire il gas. Vabbè, 1800 centimetri cubici si fanno sentire. Proviamo a frenare. E francamente tutto questo peso, che non so quanto sia, lo frena abbastanza bene. Sto 1800 è pauroso.
però il freno è di conseguenza per una moto del genere, cioè non è che ci abbia una frenata proprio bam, inchioda, tutto fermo, tutto bloccato. Comanda lei. Sì, sì, diciamo che è una moto che per gli amanti del settore la riterrei molto valida. Ecco, una giratina lunga su strade non troppo tortuose, secondo me è piacevole. Di sicuro è una moto da un punto di vista tecnologico pazzesca, perché c'hai, come potete vedere qui davanti, c'è un televisore, un cinematografo c'è qui davanti che ti spiega tutto. Ora non sto a entrarvi nel menu per farvi vedere, ma c'è una quantità di roba, settaggio radio, settaggio della motocicletta, impostazioni, telefono, ci attacchi tutto a questa moto. Tecnologicamente è molto avanzata, forse addirittura anche più della serie GS. Ha un freno motore non eccessivo per essere un 1.8, pensavo peggio, e non è per niente brusco. Proviamo la buca in curva, le filtra molto bene, poi la sella è comodissima, la sella è veramente morbida e però sostiene la parte posteriore della schiena e quindi è veramente valida la sella. Mi piace la sella mi piace. Ora si va nel mio angolino, ve la fa sentire e poi gliela riportiamo a Carlo. Sì, la sterzatina stretta sicuramente c'è, magari chi la sa fare bene, ma non è il mio caso. Sentiamo un pochino come suona. Più che altro è BMW, quindi tutte le volte acceleri, bam 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 bam. Non so se si vede dalla telecamera che si muove veramente tutto, però bella, 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 gran bella moto e soprattutto tenuta da 11, come solo da Carlo, dal rosso corse moto a Pistoia potete trovare. Perdonatemi se oggi vedete poco, ma c'è questo cruscotto, è altissimo, però potete vedere tutti i comandi, che qui segna tutto, anche quello che non succede. C'ha delle vibrazioni molto coccolose sul fondo schiena. Ecco, ora qui girare potrebbe essere un problema, diciamo non è una moto da scuola guida per niente, e via, si torna alla base. Ci siede. Il prossimo, ciao Bellocci. Da Rosso Corse è tutto, vi si saluta di brutto. Buona.